iniziata ufficialmente la stagione 2017 dell'Euro Formula Open a Estoril lungo i 4.182 metri del circuito portoghese nei pressi di Cascais. La prima sessione di prove ufficiali disputatasi sabato mattina dopo i test collettivi di giovedì e le prove libere di venerdì, meteo che ha permesso a tutti di poter sfruttare appieno le potenzialità delle proprie vetture, ben 19 le Dallara Formula 3 in pista in questo campionato. Un raffronto molto ristretto tra i partecipanti nella prima parte di qualifica che avevamo già visto l'inglese Harrison Scott portarsi davanti a tutti, pilota inglese al debutto con RP Motorsport nel campionato, pole position per lui in 1:31.242 con ben 7 decimi di vantaggio nei confronti del secondo classificato Nikita Troitsky, russo, parte del DriveX School Team che ha chiuso alle sue spalle nonostante il primo tempo nella classifica rookie. Seconda fila dello schieramento per la Dallara del team Carlin di Ameya Vaidyanathan, affiancato dalla Campos Racing di Thiago Vivacqua, e la terza linea dello schieramento per Jan Leon Schlom di Forteke e Delvin De Francesco, canadese di origini italiane, del team Carlin. La sessione ha visto tutte e 19 le vetture correre per i 4.182 metri del circuito di Estoril, con la gara che scatterà nel pomeriggio.